Ciao a tutti, questa settimana per il progetto Smart Improving ascoltiamo coach Cesare Pancotto. Il coach parla di allenatore come artigiano, di allenatore che deve allenare e non deve, tra virgolette, solo gestire. In pratica il coach manda dei messaggi semplici, chiari, ma assolutamente fondamentali. Buon ascolto a tutti. Bene, innanzitutto grazie per l'invito, è un piacere, un onore. Approfitto per salutare tutti i colleghi, tutti i coach, tutti i rappresentanti delle CNA e un abbraccio a tutti gli amici del basket. Parto dall'idea di assegnare ruoli, responsabilità e gerarchie con base dinamica, perché penso sempre che il giocatore debba avere sempre uno spirito per migliorarsi e per migliorare quello che sta al suo fianco. Controllo nell'allenamento vuol dire aver stabilito una condivisione di un percorso tecnico-tattico con ogni giocatore e con la squadra, dopo naturalmente dei feedback. Credo che l'ascolto del giocatore possa e debba indirizzarci anche sul lavoro di come stabilire il percorso di controllare gli allenamenti. Anche perché mi piace avere giocatori, di farli sentire protagonisti, e in questo senso stabilisco e cerco di creare un rapporto di fiducia con loro, nei termini in cui quando commettono un errore cerchiamo di evidenziare l'errore perché ritengo che possa portare miglioramento, e non cerchi invece la colpevolizzazione perché ritengo che la colpevolizzazione porti a una protezione del giocatore e non al suo miglioramento. Esperienza e filosofia di pallacanestro sono dei termini, come dire, in evoluzione. In questo momento io credo che la cosa più importante è dare forza, rispetto, autostima all'uomo. Queste sono state sempre le basi da quando io ho avuto l'onore di allenare qualsiasi tipo di squadra e di giocatore. Secondo aspetto è rispettare il suo tipo di talento e cercare di migliorarlo, con la consapevolezza che deve avere il giocatore di quello che è, di quello che può diventare. Poi dobbiamo coniugarlo al plurale, in quanto apparteniamo a un gioco di squadra, e quindi ci deve essere una identificazione con la squadra. Per filosofia, io ho una sintesi: siamo artigiani, e in quanto artigiani e di nicchia, se posso permettermi questa espressione, dei giocatori, dell'uomo, ed integrarla in un sistema di squadra. Per quello che riguarda le regole, innanzitutto penso che per quello che riguarda il lavoro, le regole e i principi per il contropiede, prima cosa devo far avere consapevolezza che il contropiede deve essere un'idea di vantaggio. Allora, per creare il vantaggio ci sono degli aspetti che ritengo salienti. Il primo è quello di entrare in possesso della palla. Senza la palla non puoi fare contropiede, non puoi creare un soprannumero. La seconda aspetto è che chi gestisce la palla, come idea, deve spingere il pallone, ma soprattutto deve avere l'idea di inseguire il pallone e deve avere come punto di riferimento la linea più breve che lo unisce da dove ha conquistato la palla al ferro. Chi non ha la palla invece deve correre davanti alla palla, anzi deve sprintare. È un concetto che bisogna far digerire nel modo migliore, anche nel rispetto delle caratteristiche, perché molti giocatori hanno la tendenza a fermarsi subito dopo la metà campo per aspettare la palla. Quarto aspetto è il passaggio, è fondamentale se non vai a concludere, deve essere indirizzato verso il canestro. Dico sempre che il giocatore corre o deve correre verso il canestro, quindi c'è sempre una linea che unisce il giocatore al ferro, e noi dobbiamo cercare di fare il passaggio in avanti proprio per evitare che se lo fai dietro o perdi la palla o puoi commettere passi.
L'ultimo aspetto è lo spacing. Mentre corriamo dobbiamo sapere dove ognuno deve correre, se sei sul perimetro, se sei all'interno, se sei a fianco all'interno dell'area di 3 secondi, a fianco all'uomo con la palla. E da questo nasce l'idea di transizionalità che deve avere la squadra nella transizione, quindi gli esercizi. Io credo che sia importante che in ogni fase dell'allenamento, che tu stia facendo 3 contro 3, 4 contro 4, 5 contro 5, ci deve essere l'idea di transizione dalla difesa all'attacco. Ogni esercizio, non puoi dire adesso lavoriamo sul contropiede, è una costruzione mentale, è un'idea che deve nascere nella nostra testa e deve essere sviluppata. Siccome poi il cervello, il nostro cervello acquisisce questa ripetitività, diventerà automatico. Gli esercizi più specifici li uso per ricordare, per far riconoscere le linee guida e le regole e l'organizzazione per quello che riguarda il timing e lo spessore. Relativamente alla difesa e l'importanza e la necessità di cambiare e di come difendere il mismatch, la prima consapevolezza che cerco di stabilire è far capire che oggi c'è un nuovo atletismo e che con questo nuovo atletismo abbiamo accorciato, ristretto il campo. Questo perché voglio che abbia il difensore una sensazione di forza, di energia, di poter sviluppare. La seconda consapevolezza che cerco di stabilire è che dobbiamo fare il difensore forte, perché è il difensore forte che rende forte l'organizzazione di squadra. E in questo cerco di senso di appartenenza alla difesa. Più siamo forti individualmente, più possiamo sentirci di appartenere alla nostra difesa. Poi cerco di far capire quello che è il lavoro sulla palla e il lavoro lontano dalla palla, perché quando lavori sulla palla hai consapevolezza e concentrazione sulla palla. Quando lavori lontano dalla palla devi avere consapevolezza che da un momento all'altro quel giocatore entrerà in possesso della palla. Allora scatta il meccanismo della concentrazione, che è una cosa che cerchiamo di allenare e di valutare sempre, perché sulla palla oggi è più facile essere concentrato e meno facile sul lato dove non c'è la palla. Cambiare secondo me, per me è sinonimo di aggressività, cioè se abbiamo creato un'aggressività di uno contro uno, quando cambiamo dobbiamo avere lo stesso tipo di aggressività, di mentalità, ma di un aumento di aggressività, proprio perché vogliamo togliere tempo, vogliamo togliere spazio alla squadra avversaria. Poi situazioni di mismatch, diciamo quella che va nella direzione del post basso, del post basso. Io credo che la cosa più importante è il piccolo che dovrà marcare un lungo deve essere davanti al suo avversario, e mentre dal lato debole dobbiamo prevedere aiuto e rotazione qualora ce ne fosse bisogno. Mentre invece per quello che riguarda il mismatch, il mismatch relativo al perimetro, a quello che può essere, lì troviamo un piccolo con la palla e un lungo che lo difende. Allora, prima responsabilizziamo il lungo a tenere il più possibile, perché se abbiamo fatto un cambio, per esempio, mancheranno pochi secondi. Poi dobbiamo indirizzarlo verso gli aiuti. Rapporto con gli assistenti, ma io credo che la prima cosa più importante, se li puoi scegliere, e a prescindere o se li trovi, la prima cosa devi far condividere il progetto, e la condivisione nasce dal fatto che tu porti il tuo progetto e fai interagire i tuoi assistenti nel progetto, perché la condivisione poi diventa la capacità di poter trasmettere quotidianamente ai giocatori l'idea dell'allenatore sul campo. Per cui mi piace delegare, naturalmente con il controllo che deve avere l'allenatore, ma ci deve essere un'integrazione in allenamento da parte degli assistenti, e devono essere consapevoli di questo ruolo, non solo nell'allenamento, per esempio anche nella costruzione del video, dei video, di quello che deve essere un rapporto. Teoricamente è sistematico, perché ritengo che il contraddittorio che deve nascere tra l'allenatore e gli assistenti deve essere l'elemento che fa crescere il rapporto umano, il rapporto tecnico
tattico, per cui non mi piacciono gli yes men, ma non mi piacciono neanche quelli intossicanti, quelli che, come dire, portano sempre aspetti negativi. Mi piace gente positiva. Nella dinamica di gruppo, io credo che innanzitutto bisogna riconoscere lo status iniziale dei giocatori, perché quando li cerchiamo, stabiliamo ruolo, responsabilità e gerarchie. È quello che dicevamo un po' all'inizio. Mi piace pensare che oggi sei da quintetto, ma devi essere sempre in grado di essere da quintetto, quindi devi lavorare. Sei oggi panchina, devi lavorare per diventare da quintetto. Quindi un costante, come dire, aggiornare queste dinamiche per far crescere il gruppo. Più responsabilità ed identità, cioè creare, scusa, responsabilità ed identità, perché ognuno si possa e si debba riconoscere ed essere riconosciuto. Poi lavorare per creare fiducia nel gruppo. Questo è determinante soprattutto non solo quando lo costruisci ex novo, ma anche quando continui con un gruppo. Ogni giorno questo secondo me deve essere portato avanti. Flessibilità, poche regole chiare su cui impostare, perché se no c'è una ci potrebbe essere una dispersione e dovresti fare un vademecum, un book di 1.000 ipotesi, invece poche regole e buon senso per portarlo avanti. Poi mi piace motivarli ogni giorno, i giocatori, per esempio prima dell'allenamento parlo su quello che dovrà essere il progetto dell'allenamento, alla fine dell'allenamento parlo per stabilire quello che è accaduto. Cercare anche modelli positivi credo che sia importante e questo uno dei primi è crescere, non gestire, quindi lavoriamo per crescere e non per gestire. Per quello che riguarda la programmazione di lavoro, primo aspetto è avere un progetto. Nella tua testa non devi pensare, se come dire, altro ad un progetto che abbia una scadenza per il tempo che dovrai lavorare. Quindi un progetto tecnico-tattico, un progetto di miglioramento individuale e un progetto di crescita di squadra. Poi devi avere un piano annuale e uno sviluppo giornaliero che va nella direzione poi della partita. Avere una base globale per impostare la squadra e un'analisi dei particolari per migliorare la squadra. Poi verifica sempre di dove sono e cosa fare per poter raggiungere l'obiettivo. Ragazzi, quello che ho detto deve essere messo in crisi e in critica, perché per crescere non bisogna solo assorbire, ma dovete avere il coraggio di poter migliorare quello che già siete. Vi abbraccio, vi faccio l'in bocca al lupo a tutti. Thank you.